ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Alleluia. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me, e io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Ecco, meditiamo brevemente sulla discesa di Gesù nelle acque del Giordano e poi sulla nostra discesa con Gesù in queste acque e infine per risorgere, per risalire dalle acque in questo tempo di pandemia con una grazia nuova. Ecco, il fatto che Gesù cominci il suo ministero andando da Giovanni insieme a tutta la gente, vestito come loro da laico, è una cosa quasi incredibile per i credenti, perché noi sappiamo che Gesù è Dio e che non ha nessun peccato. Nessun peccato, la fede della Chiesa dice, si è fatto in tutto come noi, eccetto nel peccato. Come mai allora Gesù si mischia con una folla di peccatori e va da Giovanni come gli altri, come se fosse l'ultimo dei peccatori? Una cosa quasi incredibile. E Giovanni, secondo l'altro racconto parallelo, avverte questo mistero, questa cosa impressionante, quasi scioccante per lui. Tu vieni a farti battezzare da me, io devo venire a farmi battezzare da te. E Gesù dice: adesso conviene che io faccia questo, poi eccetera. Quindi Giovanni già avvertiva questa stranezza, diremmo noi, del figlio di Dio, agnello innocente che si mischia coi peccatori. Perché Gesù, santo, senza peccato, va da Giovanni proprio all'inizio della sua missione? E si immerge come gli altri nel Giordano, si fa battezzare da lui come se fosse un peccatore, perché questo fatto non è solo un gesto di vicinanza, di umiltà, di solidarietà con noi, ma è un gesto profetico di tutta la sua missione. Precisamente Gesù è venuto e nato per caricare su di sé le conseguenze dei peccati, che sono soprattutto la perdita di Dio, e poi per liberarci dal peccato, per darci uno spirito nuovo capace di aderire a Dio con gioia.
Questa è la sua missione, quindi ciò che avviene oggi, diciamo, nella liturgia, immaginiamo Gesù che va in mezzo a questa folla, va da Giovanni, scende nell'acqua, Giovanni gli fa una preghiera. Questo gesto è il simbolo anche di tutta la sua vita. Il Figlio di Dio viene, condivide la nostra vita, si immerge nella passione, nella morte e risorge. E risorge. Perché questo, per liberarci dalle conseguenze del peccato e farci rinascere a vita nuova. Quello che è avvenuto in Lui poi avviene anche in noi. Difatti, appena Gesù risale dalle acque del Giordano, si ode una voce, la voce del Padre: questo qui è il mio Figlio amato. Esattamente ciò che Dio dice quando una persona è battezzata nella Chiesa. Ci si immerge nelle acque, adesso noi abbiamo semplificato un po' come facciamo di solito, mettiamo l'acqua sulla testa dei bambini, ma anticamente proprio si scendeva in una vasca e ci si immergeva, più o meno come si fa a Lourdes, però non 30 secondi, proprio ci si immergeva, poi si risaliva dalle acque, simbolo della vita nuova. E lì il Padre ha pronunciato su di noi, che eravamo abbastanza incoscienti, quelle parole: questo è la mia figlia, il mio Figlio amato. Ecco, allora, oggi abbiamo questa bella occasione di ripensare al nostro battesimo e chiedere grazie al Signore che questo evento, lontano per qualcuno di noi ormai alcuni anni, possa risvegliarsi in noi e farci capire che possiamo vincere il male, la radice del male la possiamo vincere, che è il peccato, e possiamo risorgere a vita nuova. Voglio aggiungere una cosa: oggi noi siamo molto spaventati di questa pandemia, della crisi economica, eccetera, eccetera, e sono cose temibili in un certo senso, però il male più grande è quando noi cadiamo nella sfiducia verso Dio e disubbidiamo a Lui. Perché lì non perdiamo un po' di soldi o la salute, lì perdiamo Dio stesso. E Gesù viene a noi oggi, soprattutto nella Santa Comunione, per risanarci da questo male e per insegnarci a lottare contro il peccato e dire sì a Dio, stare con Lui e sentire quanto è bella questa parola detta su di te: tu sei il mio Figlio amato, tu sei la mia figlia amata. Se noi facciamo questa risurrezione nel nostro cuore, saremo molto più contenti e potremo anche affrontare in piedi, con coraggio, senza paura, le difficoltà di questo tempo. Ecco, noi dobbiamo dare alle nostre famiglie una cura speciale in questo tempo. Adesso abbiamo, sapete, questa zona rossa Messina per 3 settimane. Questo è un tempo per pregare di più. È un tempo per curare di più la nostra famiglia, i nostri rapporti familiari. E il Signore ce lo permette questa situazione, perché vuole che noi ripariamo tante mancanze di amore che probabilmente abbiamo fatto in famiglia, dedicando più tempo al nostro coniuge, ai nostri figli, andando meno di fretta, facciamo di necessità virtù, curiamo di più i rapporti familiari, preghiamo di più
E poi in questo tempo dobbiamo allenarci a confidare nella provvidenza, perché Dio c'è, anche se dovremo cambiare delle cose nella nostra vita, niente paura, perché Dio trae bene anche dal male, dalla discesa del suo figlio nelle acque del Giordano, che sono anche le acque della passione, ha messo nel mondo una sorgente infinita di bene e di pace. Così sarà per noi. Amen.